Ciao Sweet Family, ottobre si sta avvicinando e io ovviamente ed eccomi qui dopo un anno malefica Sweet, pronto per affrontare un altro Halloween insieme a voi, ma prima di tutto non si può che cominciare con un bel video a tema Halloween, tutto interamente dedicato a Tiger. Ma prima di cominciare vi lascio ancora un po' sulle spine perché vi lancio la nostra fantastica sigla! Welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super Halloween video. Ebbene sì, perché come avrete ben capito, ottobre si sta avvicinando piano piano e ovviamente quando arriva ottobre si avvicina anche la festa di Halloween. E quindi eccomi qui con uno dei tanti video a tema che dedicherò sul mio canale YouTube a questa festa che, come già sapete, adoro. Adoro un po' come il Natale, cioè io raga, Halloween e Natale mi fanno impazzire. Poi arriva anche la Pasqua, però Halloween, Natale, cioè io adoro. Cioè proprio adoro decorare, adoro trasformare questa PlayStation fantasticamente. Cioè raga, questa parete io avevo in mente di fare una bella cosa. Togliere, ovviamente, sostituire questo sfondo rainbow e se riesco a trovare lo stesso sfondo però nero, o se proprio non lo trovo, arancio. E poi quando sarà Natale voglio sostituire questo sfondo con un bel rosso, boh, vediamo, comunque tutto da impostare. E come, diciamo, inaugurazione del mese di Halloween, non potevo che passare da Tiger con la nuova collezione, ovviamente. Diciamo che c'è un po' un mix, nuova, vecchia collezione, tante cose in offerta. Comunque, bene o male, sono riuscito ad accaparrarmi i pezzi un pochettino più belli. Poi magari tante cose sono delle repliche degli anni passati, eccetera. Io ovviamente mi sono già messo a tema. E prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, lasciatemi un bel like a questo video. Se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Sweet Family, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, o meglio Instagram e la mia pagina TikTok. Ed è proprio di Instagram che vi voglio parlare, perché se mi followate vi terrò compagnia con foto, post, stories, disagio, trash e tanto altro. E inoltre vi aspetto anche sul mio shop Vinted. Da un paio di mesi, cioè diciamo 4 mesi, ho aperto il mio shop Vinted, dove do una seconda vita a tutti i miei oggettini, tutte le mie cianfrusaglie, eccetera. Se volete passare vi aspetto. E detto questo, cominciamo! Raga, ho speso all'incirca 20 euro se non erro. Ho preso questa bella borsona qua di roba. Ho preso qualche pezzo, non ho preso tante cose. Oddio, non ho preso tante cose. Ho preso un bel po' di cose, ma non tante, perché devo ancora impostare tutta la PlayStation, vedere cosa devo fare, come, insomma, come decorarla, eccetera. Io direi di cominciare. Ah, non c'è proprio tutto di Halloween, la maggior parte delle cose di Halloween. Poi ci sono 2 o 3 pezzi un po' trash, un po' adoro. E cominciamo con Andrea Passione Zucche. Ho preso questa paper decoration a forma di zucca gigante. È così, l'ho pagata circa 1 euro, 2 euro, se non erro. Ed è bella grossa, penso. Perciò fa anche bella atmosfera. Ok, andiamo avanti. Raga, ho preso un pezzo che io dovrò utilizzare. Vabbè, dopo ve lo dico. Carta igienica. Ho preso questa carta igienica Total Black con stampati sullo sfondo delle ragnatele. Adesso non so se si vedono, però mi piaceva troppo. Cioè, raga, dovevo per forza prenderla. Almeno per la sera di Halloween, che andiamo al gabinetto, usiamo la carta igienica a tema. Poi, oggetto non Halloween. Raga, fantastico. Questo oggetto portacandele di design, che tra l'altro devo trovare una candela bianca in questo caso, raga, è una banana aperta dove qua ci va la candela, è fantastica, cioè super di design per un autunno bananoso, e l'ho pagata 1 euro, cioè era tipo super in offerta. Poi altro portacandeline a forma di teschio in ovviamente materiale fragile.
Questo qua l'ho pagato, mi sembra, 2 euro. E speravo che c'era anche nero, non l'ho trovato, vabbè, l'ho preso bianco. Anche perché posso metterlo anche in camera mia. Comunque fa design, fa arredamento in questo mese dei morti. E poi, ovviamente, io non potevo che tornare a casa con le mie caramelle preferite di Tiger, ovvero le peschine, quelle pizzicoline. E poi, top dei top, cioè raga, acquisto più fantastico di questo non potevo, ho preso il calderone della Malefica Swill, della vostra strega per eccellenza. Raga, è veramente bellissimo, e questo qua, ovviamente, lo voglio mettere nel caminetto, cioè non so se mi seguivate anche l'anno scorso a Natale, avevo fatto il caminetto, eccetera, quindi quest'anno lo sfrutto, lo voglio mettere lì, un po' come il calderone, con i lumini sotto, cioè, fantastico. Poi, andiamo avanti, cos'altro ho acquistato? Ho acquistato questa ragnatela, comunque la classica ragnatela di Halloween, con all'interno 4 ragnetti, e costava 1 euro. Adesso non so com'è impostata, però se è così non è male, mi piace. Poi, sempre come paper decoration, ho preso questi 2 ragnetti, uno più grosso e uno più piccolo, fanno la coppia. Sono carini perché magari imposto una ragnatela e li faccio calare giù. Poi. Dei palloncini semplicissimi, normalissimi, da gonfiare, con 3 differenti stampe. La zucca, il fantasmino e questo mostriciattolo, l'uomo nero. Poi ho preso 2 tipi di tovaglioli, ho preso questo qua con la scritta neri, total black, con la scritta dorata Happy Halloween, e sono in versione quadrata. Poi ho preso questi qua in versione rettangolare, questi sono da 12, anche questi qua da 12, questi in versione rettangolare con lo stenchio, vabbè non ci siamo raga, con il teschio stilizzato bianco, carini, belli da abbellire la tavola, proprio in quelle sere clou di Halloween, quelle dove c'è fuori la nebbia e voi siete in casa a fare i vostri intrigugli un po' da sera. E poi andiamo avanti, ultimi 3 pezzi. Ok, poi ho preso queste caramelline alla frutta della, ovviamente, collezione Halloween, con tutti i teschietti, raga, sono bellissime, perché secondo me sono tipo di marshmallow, però fruttato. Poi, per segnare i turni di lavoro e vari impegni settimanali, ho preso questa agenda a strappo, questa agenda a strappo, dove ci sono segnati tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, e ovviamente qua non metterò la data, metterò il lasso di tempo, tipo settimana 1, dal 1 al 7, e voglio segnarmi tutte le cose di lavoro in maniera da avercelo sempre davanti e non continuare ad andare su internet a riprendere la mia ruota dei turni, eccetera. E infine, siccome io adoro il marshmallow, ho preso questo super mega marshmallow con stampata sopra un ragno che cala giù sopra questa zucca super mystery. Cioè, raga, adoro. Ovviamente non è tutto, questi qua erano i primi acquisti. Vi dico anche cosa ho speso in totale. Ho speso 21,50 euro. Cioè, proprio c'è scritto carta igienica, proprio così palesemente, neanche paper tape. Proprio, no, paper toilet. Proprio carta igienica. Chissà cosa ha pensato quella, la commessa, una carta igienica. Vabbè, comunque sono dettagli. Fatemi sapere giù nei commenti qual è il pezzo che preferite, se anche voi adorate Halloween, se avete in mente un costume particolare, se vi vestite, ovviamente, pandemia permettendo. E se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like. Se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Swill Family, iscrivetevi tantissimi al mio canale YouTube. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, o meglio Instagram e la mia pagina TikTok. Io per adesso vi mando un super mega kiss swirloso a tutti, e noi ci vediamo prossimamente con un altro fantastico video. Ciao! Tra l'altro devo anche andare da Teddy a fare shopping di Halloween, che voi non vedo l'ora.